Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio parlarvi dell'ultima patch uscita per Project Cars 2. Parliamo della 1.5.0.0, in cui quello che è presente e che è da ritenere sicuramente questa fantastica 488 Challenge, una delle più potenti di questa categoria monomarca, rilasciata appunto in questo aggiornamento, quindi in contenuto gratis, in aggiunta a due layout supplementari per quanto riguarda il circuito ufficiale Porsche, che era presente appunto nel DLC dedicato alle Porsche stesse. Ci sono altri aggiornamenti, correzioni che sono state fatte in questa patch, però il changelog è stato ridotto ai minimi termini per consentirne una certificazione molto più rapida, per dar modo di avere più rapidamente appunto gli aggiornamenti che la slide di studio ci propone appunto con queste patch. Non perderei tempo a vedere i dettagli di quelle che sono le correzioni, perché alla fine lo vedete sul changelog, basta andare sul sito ufficiale e nella parte patch release appunto del forum di Project Cars 2. Io mi concentrerei su andare a fare una piccola prova in pista appunto di questa 488 e, perché no, su uno dei due layout del circuito Porsche. Ok ragazzi, siamo nell'abitacolo di questa fantastica 488 Challenge. Come vedete qui sulla destra c'è il logo per ricordare il 70° anniversario della Ferrari e siamo nel dynamic track di questo circuito che ci è proposto da Slidiva di Studio, una delle versioni del circuito di Porsche. Noi partiamo, vediamo se riesco a farvi apprezzare questa fantastica Ferrari. Ecco, questa è la skin che ho scelto, che trovo che è bellissima, di questa fantastica Ferrari. Per tornare dentro, wow, mamma mia ragazzi, molto aggressiva. Questa 488 è una delle più potenti di questa sua classe per la casa Maranello, questo dynamic track Porsche. Non è proprio il circuito adatto per questa macchina, però insomma, per apprezzare un attimino questo nuovo layout. Mamma mia, c'è poco da commentare ragazzi, il dettaglio all'interno è fatto benissimo come al solito, l'audio non è cambiato, mi sembra quella della classica 488 GT3 se non sbaglio, con qualche sfumatura sicuramente diversa rispetto, ma veramente roba da poco. Però qua il motore Ferrari si fa sentire. Io come al solito non metto nessun tipo di aiuto, perché sapete che mi piace guidare senza aiuti, a parte l'ABS. Mamma mia,
Mamma mia come apre, ragazzi. Cioè sono a filo acceleratore, eh. L'interno, il dettaglio, ovviamente non ne ho parlato prima, ma rispecchia sempre la qualità che Slidy Mini Studio ci offre, senza contare con quel tracciato. Beh, Project Cars 2, come il primo capitolo, il suo fiore all'occhiello era sicuramente la grafica, e continua ad esserlo anche in realtà virtuale. Ed il coinvolgimento, ragazzi, non cambia mai. Vabbè, io qua mi sono ammazzato, ma va bene, ragazzi, come prova penso che possa bastare. Io vi faccio apprezzare di nuovo questa fantastica livrea, se ci riesco, e comunque qua anche all'interno per vedere, perché trovo che qua il lavoro è veramente ottimo. Eccola qua. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, non esitate a lasciarmi un pollice in su, lasciatemi un commento qui sotto, sarà per me un piacere rispondervi al più presto. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e perché no, attivate qui sotto la campanellina per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Vorrei aggiungere, ragazzi, che ho una pagina dedicata a simdrivers.eu su Facebook e anche un conto Twitter aperto sempre per simdrivers.eu, quindi non esitate a seguirmi anche lì se vi fa piacere. Noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto, ciao!